Per me il principale consiglio è l'intraprendenza. Si parla sempre dei lavori del futuro, quale sarà il futuro del lavoro, ma la verità è che la differenza la fa l'intraprendenza, perché non sappiamo quali saranno i lavori del futuro. I giovani studiano per lavori che ancora non esistono. Allora, una vena di intraprendenza è quella che aiuta. Tenere un po' le orecchie aperte, un esempio interessante può essere vedere anche quali sono i nuovi trend, scenari, funzionalità. C'è un ragazzo che fa il liceo classico a Varese, ad esempio, e ha lanciato un filtro per Instagram in realtà aumentata, che è una roba nuova dove ti riprendi e ti vedi con le orecchie di topolino, insomma qualunque roba che sia così. E questo ragazzo ha fatto 100.000 follower in una settimana. È l'intraprendenza e avere le antenne aperte sui nuovi trend che fa la differenza. L'Italia all'estero, in Inghilterra ad esempio, ha una credibilità e una reputazione straordinaria. Quando vivi in Italia non te ne rendi conto. Ovviamente ci sono tutta una serie di luoghi comuni, ma gli stessi luoghi comuni ci sono anche per gli inglesi, per gli americani, per i cinesi. Penso che da questo punto di vista è difficile fare un salto di qualità fino a quando non ci si rende conto che all'estero le persone amano l'Italia, amano gli italiani e amano ovviamente tutto il Made in Italy. E in più noi vediamo, ad esempio con Startup Italia, che ci sono decine di migliaia di nuove startup che nascono ogni anno e che possono fare delle cose straordinarie. E questo sarà il prossimo gradino. Il Made in Italy più digitale sarà quello che è nostra responsabilità poi far conoscere. Il lavoro oggi è come una città. È una città che puoi raggiungere, ma davanti c'è un fiume, il fiume del digitale. E hai due possibilità. O fai dei lavori del digitale, quindi su questo fiume ti inventi un lavoro, social media, SEO, e tutti questi lavori, realtà virtuale, videogame, c'è di tutto. Oppure magari un agricoltore dice a me non interessa, io voglio fare il mio mestiere, analogico tra virgolette, però poi hai bisogno di farti conoscere, hai bisogno di creare dei rapporti, delle relazioni, hai bisogno di vendere e questo strumento, no, questo aggeggio qua su cui c'è l'attenzione del pianeta è quello che ti serve per farti un po' di promozione, anche perché se non lo fai tu, lo fa il tuo concorrente. È un utilizzo dei social che è anche in un qualche modo difensivo. Se un tuo concorrente inizia a dire cose negative su di te, almeno puoi essere presente e dire la tua versione dei fatti. Per cui di fatto è un utilizzo obbligato e siamo tutti costretti a diventare cinture nere di social per il nostro business. Hai mille problemi sui social, su questo non c'è dubbio. E hai mille problematiche che devi risolvere e ad oggi non c'è una soluzione. Tutto il problema della privacy, la distorsione della realtà, no? Su Instagram, vai, sembrano tutti Brad Pitt miliardari con la Lamborghini e le modelle, no? E torni a casa e dici ma io non sono così, e quindi qualche dubbio ti viene. Dall'altro lato però bisogna ricordarsi che non esiste il virtuale, non esiste il digitale. Quando io lo vedo ogni giorno, pensi di avere delle persone che seguono, nel mio caso i miei video, e poi però queste persone non sono così, in qualche modo fumogene, esistono nella vita reale, e fai un evento e arrivano migliaia di persone. Se parti da questo presupposto, capisci che in realtà si tratta di avere diverse dimensioni di conversazione, sia con i clienti che con i collaboratori, sia a livello personale. E a volte conversi con il tuo cellulare, con WhatsApp, e poi altre volte ti incontri di persona e devi unire questi due piani, però sono entrambi importanti. Penso che l'Italia sia un paese estremamente interessante, estremamente intraprendente e ogni volta che vado in un posto, sono stato a Napoli l'altro ieri, Firenze, Bologna, hai in continuazione persone e aziende che fanno attività straordinarie, di cui magari nessuno sa niente, però le fanno. Ho visto a Napoli in università una nuova startup che fa un sistema per tutte le gomme della Formula 1
per capire in modo simulato la reazione della gomma quando fa freddo, se c'è un grado in più, un grado in meno, che cosa succede. Straordinario, tecnologie, algoritmi, intelligenza artificiale, però chi la conosce? Allora c'è un problema di comunicazione, senz'altro, da quel punto di vista. Per il tema della blockchain è una speranza per me, perché oggi tu hai un oligopolio di fatto, cioè internet è dominato da Amazon, Google, Facebook e tutti questi qua. E è un problema, perché se tu sei un'azienda dipendi da questi signori. Se Google cambia il tuo algoritmo e al posto di dare visibilità al cervaro della sala quando uno cerca lo Chardonnay, dà visibilità al Gewürztraminer, è chiaro che, perché magari a Page Brin gli piace quello, è chiaro che tu hai un problema, impatta un mercato enorme. Allora, da questo punto di vista, la blockchain disintermedia e puoi avere un Facebook senza avere un'azienda di mezzo. È da capire se sarà possibile, però ad oggi è una bella scommessa. In generale il mio approccio è cambiato negli anni radicalmente, sia come imprenditore, io faccio piccole start-up, non faccio multinazionali, provo, lancio delle iniziative, a volte funziona, a volte no, spesso no, e poi mi piace comunicare, che sia la televisione negli anni passati o adesso questi video che faccio. E per me la domanda che mi ha dato veramente un punto di voltata è stata: come posso essere utile a voi? Come posso essere utile a voi, persone che siete online e che magari guardate un mio video? Come posso essere utile, il più utile possibile a te, potenziale cliente, su una startup come 4Books? E allora questo tipo di domanda cambia, perché oggi il grande errore di comunicazione di tutte le aziende, la maggior parte delle aziende, è sempre lo stesso. Arrivano online e la prima domanda che si fanno, no, i direttori marketing di questo team, è sempre la stessa. Che cosa possiamo prendere dagli utenti? Come possiamo fare in modo che ci diano più soldi? Come possiamo alzare il ticket della spesa? Però questo crea un rapporto di transazione che funziona nel breve periodo, ma nel lungo periodo non costruisce un brand. Per costruire un brand tu devi essere utile e avere una visione che magari dura negli anni, che però poi fa tutta la differenza del mondo.